Spesso con il restyling delle auto si parla di facelift e guardate dietro la Nissan Micra, qui il restyling della Nissan Qashqai, e capite subito che il frontale ha preso ispirazione dalla nuova piccola giapponese, ma io adesso passo su questo esemplare perché è di colore rosso e vi fa capire meglio le forme e i cambiamenti di questo importante crossover, non solo per Nissan ma anche per tutto il mercato, perché è uno dei super crossover più venduti in Europa. Dietro sono cambiati anche un po' i fari a livello di design e questo motivo così chiamato boomerang c'è anche davanti, l'avete intravisto prima nell'introduzione dell'esemplare nero, e quindi vedete i LED hanno questa forma a C che segue anche l'andamento invece a V della nuova calandra cromata, mentre lateralmente quello che è cambiato di più è il design dei cerchi in lega. Per esempio su questo esemplare rosso li vedete bruniti, ma se torniamo invece su quello nero, molto belli sono anche questi, più eleganti, con più razze. E non è solo stato ovviamente un restyling estetico, perché è cambiata anche un po' la sostanza. Ad esempio il lunotto è più spesso per poter avere un migliore isolamento all'esterno rispetto al rumore, e dentro l'abitacolo ha un nuovo volante, anche qui ripreso dalla Micra, e rivestimenti come in questo caso più curati. Qui sono dei sedili in pelle che mi ricordano un po' il design dei rivestimenti di alcune francesi come le DS. E poi ci sono cambiamenti di sostanza che adesso vi faccio vedere su altri esemplari ancora, che sono soprattutto a livello di dispositivi tecnologici. Sapete, la Qashqai aveva già un pacchetto di dispositivi di aiuto alla guida, di riconoscimento dei segnali stradali, di mantenimento di corsia, angolo cieco laterale, oppure telecamera di retromarcia a 360 gradi, e adesso vedete sono stati aggiunti delle funzioni in più, come l'arresto di emergenza sempre in caso di parcheggio, di manovra, oppure la frenata di emergenza automatica è cambiata, e c'è anche la possibilità di avere una guida assistita in autostrada. Il sistema si chiama ProPilot e permette di avere un accenno di guida autonoma quando si va in autostrada. Concludiamo il video con le due tinte nuove della gamma che sono state esposte qui sui piedistalli, questo blu chiamato vivido, invece questo grigio bronzo.